Buonasera a tutti. Il video precedente ho detto meglio con i talebani. Perché? Perché sono un po' stanca. Stanca di una situazione che non è più quella dell'Italia. I morti ci sono stati per coronavirus, però ora ciò che mi ha colpito è che neanche il TG5, neanche la televisione ha potuto nascondere che la maggior parte dei morti sono state nelle case di riposo. Persone anziane, sfortunate quindi, ed è giusto denunciare, diciamo, i responsabili di questo. Ma gli operatori sanitari nelle case di riposo erano senza mascherine per non spaventare gli anziani. Quindi la responsabilità è di queste persone, perché se si isolavano i focolai nelle case di riposo, tutto questo non sarebbe successo. Quindi il governo dovrebbe agire là, nelle case di riposo, punire i responsabili della morte di questi anziani e del contagio degli operatori sanitari. Ora, come ho detto, il governo di Conte ha ricevuto molte critiche. Secondo me, sappiamo che i parrucchieri non possono riaprire prima del 1º giugno, al letto di quelli che si sono incatenati addirittura. E diciamo che l'Italia, secondo me, a mio avviso, dovrebbe riaprire con le giuste misure, come ha detto Matteo Renzi, che in questo caso ha ragione. E quindi, in poche parole, in questo caso, non possiamo noi dimenticare la Costituzione, la libertà, il diritto a spostarci è un diritto. Dobbiamo prendere le giuste precauzioni. Che senso ha mettere le mascherine e usare guanti se poi davanti a un fruttivendolo, come ho visto io stamattina, si crea un assembramento? C'è un controsenso. Quindi si dovrebbe riaprire tutto con le giuste misure. E questa è la mia proposta. Perché non possiamo vivere in questo modo. Vivere in questo modo significa negare quella Costituzione che nel 1946 ha fatto dell'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro. Allora tanto vale seguire le leggi dell'Islam. Io d'ora in poi lo farò, perché è meglio seguire delle leggi dettate da Dio che delle leggi dettate dagli uomini. Io sono contro lo sciagor del burqa, già l'ho detto nei video precedenti. Ma finché non finisce questa cosa assurda, se io esco con lo Shador, che succede? Mi deridono? Penso di no. Per esempio, mi ha colpito soprattutto il caso di quella donna che prendeva il sole in un parco col seno di fuori. Ora, l'hanno denunciata, ma non per il fatto che era mezza nuda, ma perché l'hanno denunciata. Semplicemente perché stava violando delle disposizioni governative sul contenimento. Quindi questa non è Italia, come ho detto nel video precedente, meglio con i talebani, meglio a questo punto mettersi il burqa che è seguire la Sharia alla lettera che vivere in questo modo. Con questo è tutto, vi saluto.